Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Salve a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Mancano solo 13 giorni al Natale, la folle corsa regali è ormai entrata nel pieno. Lei ha già fatto i regali? No, io non ne faccio proprio. Non ne fa, come mai? Nessuno, è una tradizione che non mi interessa proprio, è diventato tutto un business, per me Natale ormai è tutti i giorni, quindi fare il regalo a Natale è una cosa assurda, se uno vuol fare un regalo lo fa quando vuole. In passato le è capitato di fare regali a Natale, immagino di sì? Sì, in precedenza sì, ma negli ultimi anni no, assolutamente. Sì, li sto preparando. Li prepara lei proprio? Sì, li preparo io, perché così passo un po' il tempo. Ho capito, ma... Devo fare io i pacchi di Natale. Però acquista nei negozi. Sì, acquisto i regali nei negozi, poi i pacchi li faccio io, li incarto io, perché... sono fatto così. No, ancora no, le stiamo completando, le stiamo comprando, le stiamo cominciando a fare qualche pacco, sì, e ancora ne arrivano degli altri. Acquista nei negozi al dettaglio, per esempio anche qua nel centro città di Voghera, oppure nei centri commerciali, oppure addirittura è più moderno e acquista online? No, online non di sicuro, solitamente si bazzicava di più nei supermercati, si vedeva dove c'era più scelta per perdere anche meno tempo. No, online no, io l'acquisto di solito nei negozi o nei supermercati. Come mai questa scelta? Ma non è una questa scelta, perché così, mi trovo di passaggio così e vedo delle cose interessate e li prendo. Comunque, un po' ovunque, vediamo anche i prezzi dove conviene, purtroppo devi fare questo perché dove ti conviene, un po' di qua, una cosa di là, poi facciamo le confezioni noi. Quindi lei comunque fa caso al prezzo in questi casi? Facciamo caso al prezzo, sì, soprattutto al prezzo. Insomma, scegliamo le cose anche buone, carine, che sappiamo che più o meno piacciono, non è che compriamo cose a caso, comunque cose che valgono e sappiamo che le preferiscono chi acquista i regali, insomma. Rispetto allo scorso anno, il budget che lei ha destinato ai regali è aumentato o diminuito? Ma è sempre quasi il solito. Sulla circa 800 euro. Circa 800 euro spenderà questo Natale per i regali? Sì. È una bella somma però in tempo di crisi. I nipoti sono tanti, eh? I nipoti sono tanti. E bisogna accontentarli tutti? Eh sì, per forza. Ma più o meno siamo lì, perché i parenti sono quelli, i nipoti sono quelli lì. Di variazioni non è che hanno avuto tanto variazioni, perché più o meno sono lì, insomma, con i soldi. Spendiamo sempre più o meno quei soldi lì. Per finire, secondo il quotidiano Il Giorno, quest'anno vige la filosofia del piccolo pensiero, quindi piccoli regali per accontentare tante persone. Vale anche per lei? Sì, eh sì, vale anche per noi, perché magari se c'è qualche amica, insomma, adesso anche una scheda di 10 euro, tanto per dire, insomma, un piccolo pensiero, non sai, perché con 10 euro magari non sai cosa comprare, perché magari la cosa costa più cara, però... Se c'hai una scheda, 10 euro, le fa piacere anche all'amica o l'amico che ce la regala, insomma.